19:53 arrivo alla palestra, Fabio è ancora in coma. Bravo. Che musica hai ascoltato oggi? No, ho ascoltato la musica che hai scelto tu. Cioè? Sanremo playlist, poi Joelie. Ecco, abbiamo accontentato Slim Shadow almeno un po'. Allora, ti ricordi i nomi, devi scrivere. E allora ragazzi, eccoci finalmente giunti all'interno dello spogliatoio Civitas Vitae Sport Pala per assistere alla 13ª giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi sfiderete la Juvenilia Padova, l'andata finì 6-0, una partita estremamente ardua. La sbloccasti tu con un Eurogol, poi dopo ne facesti altri due, la tua prima tripletta in questo campionato. Oggi arriverà la seconda, quali sono le tue vibes prima di questo match? Sì, il ritorno è andata molto bene, speriamo che andrà altrettanto bene anche quest'oggi. E niente, io mi sento bene, anche se ho saltato l'allenamento di mercoledì per la YouTuber League. Comunque spero che non inficerà sulla mia prestazione di oggi, anzi sono molto motivato a far bene. Possiamo dirlo, Fabio, che questo è un campionato pare a senso unico, sono poche le partite che vi possono mettere in difficoltà, quindi anche oggi bisogna prestare attenzione ai cali di concentrazione. Sì, come hai detto te, anche se sono solo 2-3 le squadre che ci possono mettere più in difficoltà, la cosa difficile è vincere tutte le partite, anche quelle in cui partiamo avvantaggiati sulla carta. E adesso passiamo alla rubrica delle domande, hashtag domanda, per chiedere tutto quello che vorrete a Fabio Di Mauro, che al prossimo video risponderà. Partiamo dunque con la prima domanda da parte di Yoma Quaresma, che ti chiede: Fabio, tu che sei in campo, hai l'impressione come me che per qualche motivo potresti dare qualcosa in più a livello realizzativo? Non trovi che il rapporto qualità prestazioni gol fatti non ti dia il giusto merito? Ti attacca sempre Yoma Quaresma, dopo il capello anni 90 ancora. Vabbè, non è un attacco, anzi ha detto che dovrei fare più gol per le prestazioni che faccio. Sicuramente sono un giocatore che è molto offensivo, quindi che produce molto a livello di azioni, però alla fine il fatto che gli faccio meno non è particolarmente importante quando comunque riusciamo ad avere alto il nostro baricentro e ci sono comunque molte azioni, molti gol alla fine da parte della squadra in generale. Siamo il miglior attacco, forse il secondo miglior attacco, comunque i gol ne facciamo tanti. Non è particolarmente importante che li faccia io in questo momento, anche perché anche i miei compagni stanno dando tanto ultimamente e quindi si meritano anche di segnare di più. Secondo quesito di giornata da parte di Johnny Files, che ti domanda: se potessi ritornare indietro, cominceresti prima il tuo percorso con il futsal o sei soddisfatto lo stesso di come è andata con l'11? Ma mi verrebbe da dire che avrei preferito iniziare prima, perché preferisco il calcio a 5 e ho continuato calcio a 11 anche un po' controvoglia negli ultimi anni, quindi sì, ti direi iniziare prima calcio a 5, anche se avessi iniziato prima calcio a 5 e poi non sarei andato al Balsa, adesso non a Rovigo, quindi sarebbe stata tutta diversa la mia vita in generale. Col senno del poi alla fine va bene così, sono felice adesso come sto. E allora adesso andiamo dentro con la seconda rubrica di giornata, quella più gettonata, hashtag esultanza. Infatti deciderete voi l'esultanza che farà l'uomo alla mia sinistra dopo l'arco di Abracalai e l'inchino alla Caicone e l'esultanza alla Mbappé. Vedremo quale esultanza farà Fabio Di Mauro quest'oggi e se riuscirà ad esultare e riuscirà a mettere a segno un gol. E andiamo dunque con la prima proposta di giornata, che ha avuto tantissime adesioni da parte di Jordan 1748, che ripropone Yo Soy Aquí di Cristiano Ronaldo. Quante adesioni ha avuto? 30. Questo è anche un fattore importante nella mia scelta. Se volete particolarmente un'esultanza, mettete mi piace ai commenti. Dopo questa tutti i griddi. No, alla fine scelgo io, quindi non mettete like a quello. Giulio Bruni invece ti dice: bacchetta magica di McKenny, la sua nuova esultanza. È bella. Se la lotta. User NX è qualcos'altro di incomprensibile, invece ti dice: ti propongo di fare la telefonata alla Gabriel Jesus. Bella anche questa, mi mettono in difficoltà. Ultima proposta di giornata da parte di Il Gechino 2736, che ti dice: la statua di Mark Bresciano. Sono in difficoltà oggi, sono veramente tutte belle. E allora adesso andiamo a fare il ricapitolo delle esultanze. Fabio, qualora oggi segnasse l'uomo alla mia sinistra, quale esultanza farà? Opzione A, Yo Soy Aquí di Cristiano Ronaldo. Opzione B, bacchetta magica di McKenny. Opzione C, esultanza di Gabriel Jesus. Opzione D, statua di Mark Bresciano. Niente, ci sto pensando, non lo so. Sinceramente sono tendente a quella di Gabriel Jesus. Quale escluderesti di queste quattro? Escludo bacchetta magica di McKenny. E poi non lo so, sono veramente tutte e tre sullo stesso piano. Escludo Gabriel Jesus. No, anche Gabriel Jesus. Non me l'aspettavo proprio Gabriel Jesus. Quindi ora rimane l'opzione A, Yo Soy Aquí di Cristiano Ronaldo. Opzione D, statua di Mark Bresciano. È veramente una scelta tosta. Perché faresti una piuttosto che l'altra? Personalmente mi piace un pochino di più quella di Mark Bresciano, però ha avuto molti più like quella di Ronaldo. Quindi vuoi far decidere al popolo sovrano? Sì, lasciamo la scelta al popolo. E quindi direttamente mi stai dicendo che la tua scelta è l'opzione A, Yo Soy Aquí di Cristiano Ronaldo? Sì, Yo Soy Aquí. L'accendiamo? Accendiamo. Oh, però mi avrei scelto quella che avevo scritto io, grande cazzo. Non la fa con Fisio, la sono sempre down. È quello che fa, è un gioco più per la retta, che io poco 35. E allora eccoci nel prepartita di Juvenilia Padova Rovigo, una partita dove la squadra di Mister Gonzato non deve fare passi falsi. Sappiamo bene le qualità di Fabio e compagni, che oggi devono solamente confermarle su un campo comunque dove sarà difficile sbloccarla, come è stato nel match d'andata, sarà così anche nel ritorno, ma ci sono tutti i presupposti per provare a far bene, centrare il secondo risultato utile consecutivo in campionato in questo girone di ritorno, il terzo. Se andiamo a calcolare anche l'ultima giornata di andata, una Juvenilia Padova ottava in campionato, 12 punti per loro, meno 6 dal Torreia quinto in classifica, che equivarrebbe
da dire. Zona playoff, per il Lodovico invece è tutto identico. A settimana scorsa meno 2 dallo Yeswork più 1 dal Pernumia. Oggi bisogna non fare passi falsi per congelare quel secondo posto e provare l'assalto al primo. Faccenda capocannonieri per i padroni di casa, c'è Leonardo Rossi con 17 reti che quest'oggi però non sarà presente all'interno di questa sfida. Dalla parte opposta Fabio Di Mauro, 14 gol per lui, 19 se si vanno a calcolare anche quelli fatti in coppa. E vediamo se oggi riuscirà a mettere a segno il 20° gol della sua stagione, che qui vorrebbe dire anche io sto aqui di Cristiano Ronaldo, l'esultanza che ci avete consigliato voi. E allora noi adesso non abbiamo null'altro da aggiungere, ci andiamo a sistemare con tutta la nostra attrezzatura per augurarvi un bello spettacolo e vedere quale sarà l'epilogo di questa sfida. Andiamo a scoprirlo! E come ogni giovedì, eccoci finalmente assieme per seguire il 13° appuntamento del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto, alla Tenso struttura Civitas Vitae Sport Pale. Infatti si vedrà in scena Juvenile a Padova. Rovigo, un piccolo aneddoto su questo incontro: è proprio qui che la squadra dell'allenatore mister Gonzato vinse per la prima volta in un campionato FIGC. Era l'anno 2015, il mese di ottobre. Tutta un'altra storia quest'oggi. Intanto scorre la classifica, 19 le lunghezze che separano la squadra di mister Gonzato da quella di mister Bambara, che oggi sicuramente vorranno dare continuità alla buona prestazione, alla buona vittoria esterna per 5-4 contro la Saldotec. Andiamo a leggere la formazione. Per i padroni di casa troviamo Zanovello in porta, difeso da Gennaro, laterale destro Varrotto, a sinistra Naso come pivot, Bregolato. Dalla parte opposta invece per il loro Vigo c'è Francesco Di Mauro in porta, difeso da Morello, laterale destro Mariotto, a sinistra Sherrud e come pivot Garofalo al rientro dal lungo infortunio. Ora lo rivedremo finalmente in campo ed è proprio lui che si accinge a battere il calcio d'inizio di questo incontro. Si aspetta solamente il fischio che arriva ora e si parte con la 13esima giornata. Possesso di Naso che va da Gennaro, da questi a Bregolato, davanti a sé c'è Varrotto, lo vede l'11, poi Sherry conquista in collaborazione con Morello, Garofalo il tunnel su Gennaro, attenzione ancora Garofalo! Dopo soli 3 minuti di gioco si porta avanti il Lodovico con il 12esimo gol in questo campionato da parte di Raffaele Garofalo, 18 in stagione, ha fatto un euro gol il numero 10 del Lodovico, che è partito in solitaria, ha fatto fuori prima Gennaro, come rivediamo ora dal nostro replay, con un grandissimo tunnel e poi tunnel anche sul numero 2 della Juvenile a Padova, Zanovello, che non può nulla al primo tiro diretto verso la propria porta a neutralizzare così l'ipotetico 1-0 che si è materializzato. Intanto Sherrud, il suo sinistro contenuto in maniera irregolare da Varrotto, sarà calcio di punizione. Sul punto di battuta c'è proprio Ayman Sherrud, mentre Zanovello dispone la barriera, parte Sherry il palo, incredibile, ad un passo dalla rete del 2-0 Ayman Sherrud. Rivediamo quanto accaduto, il suo destro che becca la parte interna del palo, quadrato in questo caso, e la palla sbatte conseguentemente oltre la linea laterale, ma il Lodovico è partito benissimo. Esce Sherrud, al suo posto dentro Fabio Di Mauro, quando siamo all'interno del 13esimo minuto di gioco, il punteggio dice 1-0 Di Mauro. Dentro per Morello che torna da Fabio Di Mauro, il suo sinistro, Garofalo a negare di fatto la gioia del gol a Fabio. Ma adesso attenzione che non è finita, riconquista Francesco Di Mauro che va da Fabio, da questi a Garofalo che gioca alla sfera per Alino Loato. Ancora il Pocio che ora cerca di generare spazi, va al destro, alta, sopra la traversa di pochissimo. Buono lo squilla anche da parte del Pocio, rivediamo quello che è successo prima. Proprio Morello dentro per Fabio Di Mauro che va calciato direzione specchio della porta, devia Garofalo che voleva realizzare la doppietta, così non è stato, a negargliela ci ha pensato il palo, peccato perché probabilmente il tiro di Fabio sarebbe finito in porta e sarebbe valso il 2-0 che non è ancora avvenuto, ma il Lodovico sta spingendo. Allora seguiamo Fabio Di Mauro, sempre con la sua, la va da Lino Loato, gioca al centro per Garofalo, ancora palo, poi ancora Garofalo e poi bravissimo Naso a scaraventare la palla addosso al numero 10 avversario. Riparte ora Di Stefano che prova a slalomeggiare Danny Fabio, poi Bregolato, grandissimo numero, e cercava il 17 Raiola che non riesce però ad avventarsi sul secondo palo. Fabio va da Fabio con una B, buono lo scambio tra l'11 e il 9, c'è stato però un fallo da parte di Mazzucato. Morello dentro per Fabio Di Mauro che cerca il guizzo, cerca la palla al centro, deviata proprio dal capitano della Juvenile, sarà calcio d'angolo con Di Mauro che va dal Pocio, che perde il possesso, capisce tutto Bregolato che prova a transizionare in avanti, serve Di Stefano, Di Stefano il palo, incredibile, si salva il Lodovico ad un passo dall'1-1. Fabio va da Di Mauro, le finte di corpo del numero 9 che poi va all'indietro da Loato che torna sempre da FDM, da questi a Fabio che cerca la verticale impedita da Di Stefano, riparte Mazzucato che va proprio dal 10, Danny Fabio più deciso, si rifugia in fallo laterale Di Stefano, all'indietro per il 15 che calcia verso la porta, ottimo il tentativo di Scarpulla ma Francesco Di Mauro c'è. E ora anticipo di Loato che va proprio da Fabio Di Mauro, fallo sistematico proprio da parte di Scarpulla. Si riparte con Ersel Ciuli che va da Fabio che sbaglia tutto, attenzione ora Di Stefano che serve per Bregolato che torna dal 10 che non riesce a far fuori Francesco Di Mauro. La palla si perde sul fondo,
Luato dentro per Ciuli, poi proprio l'11 avversario prova a ripartire ma Fabio Di Mauro lo contiene e fa un gran lavoro. Attenzione a FDM che prova a transizionare in avanti, serve a destra, Erzel Ciuli, palo! Anche da parte del numero 20 dell'Orovigo, il 2-0 stenta ad arrivare, mazzucato Di Stefano, allunga in avanti, capisce tutto Luato che serve Ciuli, da questi a Fabio, il suo destro, para Zanovello, poi arriva Fabio Di Mauro a rimorchio e sono due le reti per il Orovigo, 20° in stagione per FDM. 15 in campionato ed ora dice io sto a chi, l'esultanza che ci avete proposto voi l'ha eseguita alla perfezione, ma rivediamo il nostro replay, scoperta in questo caso la difesa della Juvenilia Padova, il tiro parato da Zanovello di Danny Fabio, Fabio quello con una B, arriva rimorchio e realizza così la rete del 2-0, rivediamo anche dalla nostra seconda cam, ha cercato di avventarsi come meglio poteva il numero 2 della Juvenilia, non ce l'ha fatta e si riparte. Quando siamo al 20° il punteggio dice 2-0 per gli ospiti, Luato va da Fabio Di Mauro che gira a sinistra per Danny Fabio che pensa alla conclusione che prova, deviata, sarà calcio d'angolo, Fabio va da Di Mauro ancora per il numero 11 del Rovigo, che cerca ora una soluzione alternativa, la trova sempre in FDM, che va all'indietro da Loato, che calcia con la punta Loato! Ci ha preso gusto il numero 4 di Lodovico, che non vuole più fermarsi, primo gol in campionato, terzo in stagione, ora anche l'esultanza dedicata alla nostra cam. Juvenilia Padova ora è collassata dopo un ottimo avvio di partita, non riesce più a contenere un Rovigo che si sta facendo sempre più importante. Bellissimo il gol da parte di Alino Loato che va a pescare lo spazio sotto le gambe di Mazzucato, non può nulla Zanovello, la palla bacia il palo e si insacca per quello che vale il momentaneo 3-0. Ma torniamo ora in live perché c'è Mazzucato che dialoga con Scarpulla, ancora il 7 sul fondo ad un passo dalla rete che avrebbe potuto riaprire la partita. Di Stefano, Mazzucato in avanti per Scarpulla, l'anticipo secco di Loato, dunque Di Mauro prolunga per Ciuli, da questi sempre Alino Loato, l'anticipo secco di Di Stefano fondamentale, Danny Fabio in avanti per Ciuli che lotta un po' con Mazzucato che riacquisisce il possesso, Di Stefano fa partire un bolide col sinistro, para Francesco ma non è finita, ancora Scarpulla cerca di far esplodere il destro che prova a far partire ora, Danny Fabio questa volta si oppone e dice di no, Di Stefano al centro, Loato con la caviglia sinistra ad un passo dall'autorete, Danny Fabio in avanti per Garofalo, da questi a FDM che traccia una bella linea di passaggio per Danny Fabio che va al destro, Zanovello non si fa cogliere impreparato, Scarpulla in avanti per Bregolato che si appoggia a Mazzucato, da questi ancora al 15 che prova a congegnare qualcosa di pericoloso, Fabio Di Mauro riparte, attenzione 2 contro 1, riparte ancora una volta il 9, steso dal numero 11 della Juvenilia Padova, questa poteva essere una chiara azione pericolosa, ma neanche cartellino giallo secondo il direttore di gara, rivediamo la finta di corpo dal nostro replay con conseguente abbattimento da parte di Bregolato, riparte ora la Juvenilia sempre con il suo numero 11 che scodella a direzione 10, attenzione ancora Di Stefano, il suo sinistro, il poce e poi naso, Francesco Di Mauro gli dice di no e butta l'occhio in avanti alla ricerca del suo capitano, anticipato però da Di Stefano ma torna il 17 con una grandissima foga e riacquisisce il possesso e scarica all'indietro per Fabio Di Mauro che fa fuori un paio di uomini, viene calciato poi da naso, calcio di punizione per il Rovigo, Di Mauro dentro per Chinaglia che torna dal 9 che cerca una soluzione, scodella elegantemente per Garofalo anticipato da Zanovello, poi ancora Di Mauro, Chinaglia col tacco, la parata di Gennaro veramente incredibile da portiere, poi ci prova Morello, para Zanovello e di conseguenza Garofalo col tacco sinistro non riesce a indirizzare da due passi verso lo specchio della porta, il raccio di Zanovello, Fabio Di Mauro prova ad approfittarne, non ce la fa, avrebbe potuto fare qualcosa in più qui il 9, che prova a rifarsi, giocando la sfera direzione secondo palo Garofalo, che non riesce ad attaccare bene quella zona di campo, esce ora Fabio Di Mauro al suo posto dentro, Brancaleon che tocca il primo pallone, proprio per Morello, Garofalo, così e così, arriva Brancaleon, e sono 3 in stagione per lui, 2 in campionato, appena entrato Luca Brancaleon, mette la firma sul suo incontro col gol del 4-0 che potrebbe già chiudere definitivamente i giochi. Rivediamo quanto accaduto dal nostro replay. Un pallone lavorato forse non troppo alla perfezione da parte di Raffa diventa ugualmente buono per il numero 13 dell'Orovigo che insacca così e porta il punteggio a più 4. Una montagna da scalare dalla parte opposta a Bregolato, prova a calciare una volta, poi 2! E Francesco Di Mauro così e così se la cava. Ma non c'è più tempo, finisce 4-0 la prima frazione di gioco, un punteggio certamente differente rispetto allo 0-0 maturato nei primi 30 dell'andata, ma c'è la ripresa da giocare, allora andiamo a vedere come andrà a finire questa sfida. E allora eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio al pala dice 4-0 in favore degli ospiti, una partita a senso unico, un po' come quella che è stata nel match scorso
contro la Mediatek. Tra l'altro stesso epilogo anche a livello di risultato. L'ha sbloccata Raffaele Garofalo al ritorno dall'infortunio, dopodiché ha seguito la rete di Fabio Di Mauro, conseguentemente Alino Loato e Branca Leon. Un match importante sotto il piano dei punti, bisogna rimanere lì in classifica per provare il sorpasso al primo passo falso dello Yes War, che è allungare sul Pernumia. E allora adesso andiamo dentro col secondo tempo e scopriamo quale sarà l'epilogo di questa sfida. Bentornati a tutti al Pala per vedere assieme il secondo tempo di Juvenilia Padova Rovigo, match a senso unico, e scopriamo se la squadra di Mister Bambara riuscirà a reagire e se riuscirà a trovare un gol, cosa mai accaduta nel complessivo delle due sfide tra andata e ritorno, almeno fino a questo momento. Ma si riparte, quindi seguiamo Gennaro che va da naso, da questi a Bregolato che cerca una soluzione davanti a sé. Forza la verticale, capisce tutto Garofalo, attenzione al 10, vis-à-vis con Gennaro Garofalo, e sono 5. Avvio shock da parte della Juvenilia Padova, è apoteosi per il Rovigo. Aveva trovato la rete dopo soli 3 minuti di gioco della prima frazione di gioco, dopo soli altri 3 della ripresa. Mette a segno la sua doppietta personale, rivediamo il disimpegno infelice da parte dell'11 della Juvenilia. Ne approfitta il 10 avversario, che con la punta riesce ad andare a pescare la zona secondo palo, bacia il palo, si insacca ed ora è veramente una montagna da scalare. Vediamo come reagirà la Juvenilia. Sbaglia tutto Gennaro, prova ad approfittarne ora Chinaglia, esce anche Zanovello che cerca in profondità Bregolato, capisce tutto Francesco Di Mauro, attenzione alla porta forse è vuota, anzi no, Gennaro salva tutto. Capitan Chinaglia all'indietro per il Pocio che cerca la verticale, Varotto anticipo secco, dunque Naso allarga sulla destra per Bregolato che ha spazio, fa partire il suo destro neutralizzato dalla parata plastica di Francesco Di Mauro. Ancora l'11 della Juvenilia, aggiunge il 10 del Rovigo, a sradi carichi il pallone dei piedi, fa transizionare Morello in avanti, Chinaglia dentro, la palla deviata da Naso in calcio d'angolo, intervento rischioso quanto provvidenziale. Ancora il 17 in avanti per Garofalo, alla meglio però Bregolato che prova a ripartire, l'11 fa fuori secco anche Chinaglia, Bregolato parafra ancora l'11 dentro per Mazzucato, che forse può dare un senso a una partita che pareva non avercelo più. Arriva il primo centro in questo campionato anche per il capitano dei padroni di casa. Ora anche indicazioni da parte del numero 11 alla panchina. Bella l'iniziativa di Bregolato, altrettanto bella la risposta di Francesco nella prima istanza, non nella seconda. Ha provato anche Morello ad avventarsi in un disperato intervento per salvaguardare il 5-0, che per ora diventa 5-1. Mazzucato innesca in avanti Bregolato, attenzione ancora all'11 che cerca il 15, Alino Loato ci mette una pezza, Sherrod va a sinistra da Mariotto che torna proprio da Sher, suola la conclusione del 7, para Zanovello, poi Garofalo, cosa ha sbagliato il numero 10 del Rovigo, a due passi non riesce a inquadrare lo specchio della porta e non riesce a mettere a segno la sua tripletta. Riparte ora la Juvenilia con Di Stefano, dentro Scarpulla che va a servire Mazzucato vis-à-vis con Francesco Di Mauro, fallisce incredibilmente anche dalla parte opposta il numero 7, la rete del 5-2 che ora riacquisisce il possesso e va a servire di Stefano Francesco Di Mauro, monumentale la parata con la punta delle dita della mano destra. Rivediamo il nostro replay, riconquista la sfera proprio il capitano che va da Di Stefano in controbalzo, probabilmente sfiora quel tanto che basta da neutralizzare così la conclusione del 10 avversario. Mariotto riparte, va da Francesco Di Mauro che da casa sua pensa alla conclusione, una mina incredibile scaraventata addosso a Zanovello che comunque riesce a neutralizzare così il tiro che sbanda da parte di Francesco Di Mauro. E ricordiamo che è una palla da futsal non da calcio, quindi è ancora più difficile farla sbandare. Intanto lato da calcio d'angolo, gioca al centro per Sherrod, Dayman, CR7 Sherrod, 14 in campionato, 18 in stagione, e arriva alla rete che fissa il punteggio sul 6-1 da parte del 2000. Con la 7 sulle spalle, dormita generale della Juvenilia Padova, ne approfitta Eman Sherrod che come possiamo vedere dal replay voleva la sfera, lo accontenta Lino Loato che dopo aver messo a segno il gol del 3-0 fornisce anche l'assist per la rete del 6-1. Intanto il dialogo tra Di Stefano e Scarpulla, ancora Di Stefano che per poco non inquadra lo specchio della porta, Francesco Di Mauro tira un sospiro di sollievo, Mariotto in verticale per Loato che duella con Di Stefano, si gira il 4 che gioca al centro per Ersel Ciuli, buono però l'intervento della retroguardia avversaria, attenzione Sherrod che riacquisisce il possesso, va al destro, para Zanovello, si lamenta Ciuli tutto solo al centro che avrebbe voluto il pallone, intanto c'è la sostituzione, entra Fabio Di Mauro, esce Man Sherrod, possesso di Ersel Ciuli che va in avanti da Fabio Di Mauro che difende la sfera dalla pressione di Mazzucato e gioca all'indietro per Mariotto, Loato, ancora Mariotto in profondità per Ciuli che lavora un gran pallone per Alino Loato, il suo sinistro, Zanovello para, poi Mariotto cerca di far fuori il 2 avversario, riacquisisce il possesso il 20, prova a mettere ordine ora Fabio Di Mauro che allarga a sinistra per Ciuli che si accentra, fa partire il destro, para Zanovello che ora fa respirare i suoi.
Scarpulla, cerca la palla all'indietro per Gennaro, capisce tutto Fabio Di Mauro che riacquisisce il possesso in collaborazione con Ciuli. Buono il numero anche da parte del 9, ma il direttore di gara segnala l'irregolarità di gioco. Zanovello in avanti, l'anticipo secco di Fabio Di Mauro su Scarpulla. Poi Danny Fabio che si accentra il suo destro. Mazzucato in fallo laterale. Giro palla della Juvenilia con Naso, Scarpulla, da questi a Mazzucato, l'anticipo secco di Mariotto che fa partire il sinistro del palo e poi forse un tocco con la mano di Naso che rischia ancora. Arriva Fabio, fallo laterale per il Rovigo, si lamenta Mariotto che avrebbe voluto il penalty che non è arrivato. Naso dentro per Varotto che cerca Di Stefano, l'anticipo di Danny Fabio che lavora un gran pallone per Loato. Alino, Loato, doppietta personale, ci prende sempre più gusto il giocatore con la 4 del Rovigo che mette a segno la quarta rete nella sua stagione e fissa il punteggio sul 7-1, da ora anche il cambio a Nicola Chinaia. Rivediamo quanto accaduto, ottimo il lavoro di Danny Fabio, poi Alino Loato punisce con la punta dello scarpino sinistro. Zanovello si vede inflitto per la settima volta e adesso riparte ancora una volta Fabio Di Mauro che cerca Danny Fabio che non ha ancora trovato la gioia nonostante l'ottima prestazione per lui quest'oggi. Fabio Di Mauro cerca il dribbling, va sul destro, va a servire proprio l'11 che cerca una soluzione di passaggio che porta il nome di Ayrton Mariotto, anticipato da Bregolato. Rimessa in gioco per la Juvenilia con Bregolato che va da Zanovello che cerca Rossetto sul secondo palo, capisce tutto Francesco Di Mauro che cerca la porta opposta. Naso ben appostato, si rifugia in fallo laterale anche per il Rovigo con Di Mauro che va da Chinaia che allarga bene il gioco sulla sinistra dove arriva Danny Fabio. Il suo tentativo però si perde sul fondo. Francesco Di Mauro, lancio lungo per il fratello Fabio che sfida Naso, fa fuori due uomini, poi il suo sinistro a lato di pochissimo, vicino alla doppietta anche Fabio Di Mauro. Naso prova il destro, il palo, poi Chinaia cerca di alleggerire la pressione con l'aiuto di Di Mauro. Mariotto, Chinaia, bellissima l'azione del Rovigo col 17 che va ancora dal 9, la ruleta e poi Chinaia, la palla sibila vicino al palo e si perde sul fondo. Ancora il 17, va da Danny Fabio che pensa e prova il tiro. Il suo destro però viene deviato, ma non c'è più tempo e game over al pala. Si conclude 7-1 in favore degli ospiti, una partita a senso unico, ma in discussione. Il Rovigo ha fatto quello che doveva fare, archiviare altri 3 punti per portarsi sempre in quella zona di classifica che fa piacere a Mister Gonzato. E sappiamo bene qual è l'obiettivo di questa squadra. Noi adesso però andiamo alle interviste finali, andiamo a sentire l'MVP di quest'oggi, Alino Loato. E allora eccoci nel post partita con Alino Loato, anzi Aligno mi verrebbe da dire perché quello che stai facendo nelle ultime prestazioni è tanta roba. Oggi addirittura hai trovato una doppietta, non volevi segnare nel girone d'andata, ne hai trovati 2 già nel ritorno. Raccontaci un po' dell'esultanza e anche quanto tempo ci hai messo a sbloccarti. Allora, rispetto all'anno scorso dove era il mio primo anno, ci ho messo tutto il girone d'andata, mi sono sbloccato in coppa col Pernumia e dopo nel giro di 3 partite ne ho fatti 4, quindi insomma dai, sono contento di dare il mio contributo alla squadra. Speriamo di continuare così, anche perché questo era un campo rognoso, duro, non era facile. Comunque 4-0 al primo tempo l'abbiamo messa in careggiata, diciamo. Per quanto riguarda l'esultanza, la dedico tra l'altro a un mio amico, un compagno di calcio a 5, che però lui gioca un po' più alto, gioca al Futsal Bologna in Serie A2, Alessandro Spada, che saluto. Gli faccio un augurio perché si è rotto il crociato, di pronta guarigione e niente, insomma, lo saluto. Una cosa che chiedo a tutti, chiedo anche ad Alino Loato alias Aligno, l'obiettivo del Rovigo è vincere il campionato, cioè siete sempre più convinti di questa cosa qui? L'obiettivo del Rovigo è quello di vincere il campionato. Abbiamo avuto 2 passi falsi, uno d'inizio campionato con un pareggio e uno alla fine con la terza in classifica, abbiamo perso da loro. Però l'obiettivo è quello di vincerle tutte al ritorno e dobbiamo impegnarci a far questo per portare a casa il campionato senza se e senza ma. Con un Aligno così in veste da bomber possiamo stare tutti più tranquilli? Sì, diciamo che comunque abbiamo alzato il livello un po' tutti, anche in allenamento ci troviamo bene, anche lo stesso capitano Chinaglia, adesso è tornato Raffa del piccolo infortunio che ha avuto. Tutti diamo il nostro contributo, giochiamo tutti, abbiamo fiducia, la squadra c'è e Rovigo deve andare lassù. E allora eccoci nel post partita anche con Fabio Di Mauro, 7-1, come abbiamo detto prima anche con Alino, sicuramente importante. Un campo comunque difficile, avete sbloccato la partita grazie a Raffaele Garofalo ritornato dall'infortunio, poi hai trovato tu il secondo gol, non ne hai trovati altri, ti basta un gol per essere felice a te, ci hai dimostrato questo nell'arco di queste partite. Sì, la partita si è messa bene fin da subito, quindi magari non ho quella fame di far più gol possibili, però siamo andati bene, mi sono mangiato un gol incredibile, quello mi dispiace e vabbè. In ogni caso con quello di oggi sono quota 20 per te in campionato, sei il capocannoniere dell'Orovigo, però sei partito un po' più a rilento, eri a 5 gol dopo le prime 2, ora sei a 2 in questo girone di ritorno, intendo. Sì, è anche vero che a inizio campionato eravamo una squadra un po' più squilibrata, appunto come dicevate all'inizio era un po' Fabio dipendente, invece adesso per niente, adesso tutti fanno la differenza, tutti danno il loro contributo e comunque è un lato molto positivo per la squadra. Diciamo che però l'obiettivo può comunque rimanere per te fare gol in ogni partita in questo girone di ritorno, sei riuscito in queste prime 2 gare, poi ci sarà la terza contro una delle 3 squadre con cui non hai segnato l'andata, quindi una partita comunque ostica per te. Sì, secondo me è più importante segnare in quelle partite che magari sono più ostiche, in cui è difficile sbloccarla. C'è poco da dire, parliamo sempre dei miei gol, ma l'importante è vincere, è la verità. E allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale,
attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough.